Buongiorno a tutti amici e bentrovati, puntata di Mi Scusi Se Eccellenza, veramente on the road. Oggi la trasmissione la facciamo camminando, ci siamo arrivati al momento delle finali. Finale campionato di eccellenza tra Petrarca e Calvisano. Una finale annunciata? Non credo, visto quello che è successo nelle semifinali, perché se da un lato il Petrarca ha avuto la meglio sia a Roma sia a Padova delle Fiamme Oro, e di fatto insomma ha dimostrato di essere più forte nella doppia sfida, dall'altra parte invece si è lottato fino all'ultimo, anzi c'è stato bisogno di un drop all'overtime per portare Calvisano in finale. Ma andiamo con ordine, cominciamo con la sfida che vedeva i primi classificati del Petrarca Padova contro le Fiamme Oro, partita come detto già condizionata all'andata con il Petrarca che vince con il bonus e le Fiamme Oro che non riescono ad ottenere neanche il punto di bonus difensivo. Sentiamo però quello che ha da dirci Guidi al termine di questa doppia sfida per l'accesso in finale. Sì, diciamo girata un po' così, noi ci avevamo questa montagna da scalare, i ragazzi sono stati bravi come a San Donà, a prenderla un pezzettino alla volta, a giocare una palla dopo l'altra. Abbiamo fatto bene nel momento decisivo, abbiamo fatto il passo, quel passaggio col piede, magari forse da fuori era più rimanere lì, eravamo due uomini in più, Filippo se l'è sentita, poi dopo sulla meta loro si è un po' rotto la partita perché era difficile entrare. Io sono molto contento di come la squadra ha gestito questa settimana, venivamo da una partita dove avevamo fatto anche benino ma avevamo fatto degli sbagli che in semifinale non ti puoi permettere. Oggi abbiamo fatto una bella partita tutta sostanza, ragazzi gli ho detto partiamo da qua, io non sono in questa settimana, a volte anche il calcio usciamo a testa alta, no? Nello sport o vinci o perdi, le giraffe fanno parte di un altro, le teste alte, no? Noi la testa alta ce l'abbiamo anche se avessimo preso 50 punti, perché io so quanto lavoro fanno questi ragazzi, ci brucia perché è bello che ci bruci, torneremo e saremo sempre più forti. Io in questo campionato avevo due presenze con due scudetti, è la prima volta che mi fermo alle semifinali, ma io ho visto questa voglia negli occhi dei miei ragazzi e questo mi fa piacere tornare. È stata una bella settimana, abbiamo avuto i nostri infortuni, Simone Favaro, però Chi non c'è ha sempre torto, voglio dire, i ragazzi sono in campo stati veramente forti, le Fiamme Oro torneranno e si faranno sempre più rispettare. Sai, davanti c'è sempre Padova che ci ha fatto 5 metri all'andata, quindi abbiamo detto va bene, prendiamola con calma, registriamo bene la difesa, cerchiamo una touche un po' più conservativa che ci permette di mantenere il possesso e cominciamo a mettere nei 22. I ragazzi l'hanno fatto, abbiamo fatto una bella meta, possiamo fare due metri su due situazioni, poi nel secondo tempo veramente come abbiamo fatto a San Donà abbiamo accelerato e lì è stato, si è decisa su quell'episodio. Però importante dopo una partita dura come è stata sabato col caldo, con questi 5 metri sul gruppone, venire qua e fare questa partita piena di contenuti ci permette di fare il primo step per il prossimo anno. Tanti ragazzi ci lasceranno, ne arriverà di altri giovani e che vogliamo così, perché vogliamo rivaleggiare così, e penso che questo grande carattere che tanti giocatori di oggi hanno avuto, tutti, è il miglior lascio passare. Ripartiremo con la voglia di lavorare, con la voglia di confrontarci con squadre forti come Padova, che deve essere un po' anche un modello, perché Padova è una squadra che è costruita negli ultimi 4 anni, mettendo tutti gli anni qualcuno, certo, e costruendo un'identità di squadra ben precisa, e si vede. E quindi può essere veramente un modello. Noi vogliamo motivazione. E la motivazione ce l'ha il giovane che vuole spiccare il volo per qualcos'altro, Licata, come Bianchi, come Paccari, oppure un giocatore di esperienza che rientra e vuole veramente provare a vincere lo scudetto. Noi cerchiamo questa gente qua, abbiamo la possibilità di avere un centro sportivo importante, penso che sia ora che le Fiamme Oro escano e giochino a Roma, perché rappresentiamo Roma, e quindi ci sono tutti gli ingredienti per costruire un processo importante che duri nel tempo. Penso che poi un allenatore può anche andare via, ma se è stato bravo lascia una cosa migliore di come l'ha trovata. Questa è l'intenzione che abbiamo con il mio staff, quindi c'è del lavoro da fare, ma con questa intensità, con questa volontà di questi ragazzi ci torniamo volentieri a lavorare. Volevo fare l'in bocca al lupo a Petrarca Padova, a tutta la città di Padova per la prossima finale. Le settimane che precedono la finale sono bellissime, sono piene di tensioni, ma ecco, godetevela perché questa società merita questa cosa. Insomma, queste le parole di Guidi. Fiamme Oro che comunque sia hanno fatto un buon campionato, sicuramente altalenante, sicuramente c'è chi dice che ci si può aspettare di più dall'unica vera squadra professionista di questo campionato. Di fatto però l'obiettivo stagionale
almeno a sentire quello che ha detto Guidi, l'obiettivo stagionale, parte di questo percorso triennale, erano i playoff che sono stati raggiunti. Si è giocato comunque a testa alta contro il Petrarca, aggiungiamoci una finale di eccellenza che forse poteva portare a casa le Fiamme Ore, avrebbe quindi portato un altro trofeo in bacheca, ma di fatto insomma il Petrarca di Marcato in finale. Padova sembra davvero una squadra molto molto matura, molto tranquilla tanto quanto è Marcato in panchina. L'altro giorno con i colleghi ci chiedevamo appunto come faccio ad essere così bello pacato tranquillo in tribuna, insomma con la radiolina, quando parla con i compagni. Però a parte le battute, un Padova davvero maturo, non smetterò mai di ripeterlo. Dall'altra parte Rovigo e Calvisano si sono giocate l'accesso alla finale. Sentiamo cosa ci racconta a riguardo Cristian Lovisetto. Calvisano batte Rovigo per 24-20 e approda alla finale del campionato. Partita bellissima, spettacolare, quella del Peroni Stadium, con 3 mete per parte più altre 2 mete, una per parte, annullate dall'arbitro. Giustamente, ci verrebbe da dire. Calvisano che partiva con l'handicap di 3 punti rimediato all'andata al Battaglini, partita finita al 12-9 per i rodigini, sfida alla piazzola tra Mantelli del Rovigo e Noviglio del Calvisano. La gara di ritorno non c'entra assolutamente niente con quella d'andata, spettacolare, con moltissimi colpi di scena e dulcis in fundo con il drop di Noviglio allo scadere che regala vittoria e qualificazione, vittoria no perché era già sopra di uno il Calvisano, ma qualificazione per la finale del torneo che, come detto, si terrà fra 2 settimane in quel di Padova, molto probabilmente al plebiscito che contiene più, potrebbe contenere più spettatori che l'impianto del Memo Geremia. Rovigo paga purtroppo la brutta giornata alla piazzola di Mantelli con un 2 su 5, va detto però che 2 delle trasformazioni delle meta erano abbastanza difficili. Mantelli che si è riscattato in parte con il cross kick al piede per la meta di Barion, la terza meta rodicina. E Calvisano che approda a solo merito statistico per la 13ª volta in finale nelle ultime 16 stagioni. 6 di queste sono state vinte. Attenzione, questo è un messaggio che va anche al Petrarca, perché sì, il Petrarca si è dimostrato più forte quest'anno, la rosa e l'allenatore forse più performanti del campionato, ma attenzione perché Calvisano queste partite le sa giocare. Grazie Cristian per il tuo contributo. E allora, una partita al Cardiopalma, perché insomma 3 punti a dividere le 2 squadre nella partita d'andata, 4 a dividerli alla partita di ritorno, e per questo drop all'ultimo minuto, anzi in pieno recupero, Calvisano va in finale. Tanto rammarico per il Rovigo, che comunque avrebbe comunque meritato, nel senso, ma una partita che finiscono con così poco distacco, e squadre, Calvisano e Rovigo, che comunque insieme al Petrarca hanno dominato tutto quanto il campionato, avrebbero meritato entrambe di andare in finale. Calvisano va in finale per l'ennesima volta, campione d'Italia in carica, va a giocarsi lo scudetto, però a mio avviso adesso come adesso il Petrarca, soprattutto da un punto di vista mentale, è leggermente favorito. Ovviamente il mio non è un pronostico, nel senso che saranno 80 minuti fondamentali a decidere. Sicuramente il fatto di giocare a Padova sarà importante. Vedremo, insomma, vedremo quello che succederà in questa finale. Di fronte, come detto, una delle squadre più mature del campionato, sia il Petrarca, e dall'altra parte una squadra che è stra abituata a giocare queste partite, stra abituata a giocare le finali, e non a caso ha lo scudetto sul petto. Continuiamo a parlare di rugby, e lo facciamo parlando della Serie A. Ciao a tutti e bentrovati per il nostro angolo della Serie A. La Serie A ormai è quasi agli sgoccioli e sta per arrivare il verdetto più importante, ovvero quello dei nomi delle due squadre che saranno promosse in eccellenza. Nel frattempo, nell'ultimo weekend, si sono giocate le 2 semifinali di andata. CUS Genova-Valsugana, in cui ha vinto il CUS Genova 25-17, con quindi i punti conquistati sono 4-0,
e nell'altra i Lions hanno battuto Verona a Verona per 23-17 e punti sono 4-1, quindi per i piacentini. Ovviamente domenica prossima, 13 maggio, ci saranno le partite di ritorno a campi invertiti, quindi si giocherà a Padova, Valsugana, Cus Genova e a Piacenza, Lions Verona. Per quanto riguarda sempre la Serie A, chi in Serie A c'è arrivato, la B che con un cambio di formula, diciamo, al volo, appena deciso, vedrà 8 promozioni dirette, quindi le prime due di ciascuno dei quattro gironi verranno promosse in Serie A. Abbiamo già oggi, a una giornata dalla fine del campionato, i nomi di 6 di queste squadre. Quindi l'anno prossimo giocheranno in Serie A, la Capitolina, il Cus Catania, Pesaro, Cus Milano, Paese e la squadra cadetta dei Medicei. Si giocheranno i posti rimanenti all'ultima giornata, Badia oppure Villorba dal girone, diciamo, Veneto, e Alghero o Biella da un altro girone. Peraltro queste due squadre se la giocheranno con uno scontro diretto che si giocherà ad Alghero, quindi veramente al cardiopalma e all'ultimo secondo. Detto questo, ricordiamo appunto che quest'anno le squadre promosse in eccellenza saranno due, perciò le due vincitrici dei playoff, quindi delle semifinali, saranno automaticamente promosse in eccellenza. Si giocheranno poi in ogni caso la finale di Serie A per assegnare il titolo di campione di Serie A, ma saranno già state tutte e due promosse. E quindi niente, poi ci risentiamo e la prossima settimana sapremo chi saranno queste due squadre promosse in eccellenza. Ciao a tutti! Grazie Emi, grazie. Allora, si sono giocate le semifinali, vincono Lions e Cus Genova, quindi questi i risultati della prima giornata. Attenderemo i responsi definitivi poi con la prossima giornata. Ed ecco qua, siamo arrivati al momento dei saluti. Non c'è Davide Macor in trasferta in Iran per seguire la nazionale iraniana di beach rugby, è stato chiamato come consulente della più importante manifestazione. Vogliamo però chiudere e stringendoci al dolore della famiglia di Rebecca, la ragazza che è venuta a mancare giocando la settimana scorsa. Siamo davvero addolorati, sono notizie che non vorremmo mai mai sentire, quindi ci stringiamo al dolore della famiglia. Noi ci vediamo alla prossima puntata.